Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti nella mia cucina. Io sono Francesca ed oggi prepareremo una ricetta veramente tradizionale, tipica della cucina italiana e stiamo parlando della parmigiana di melanzane. Allora, ci occorrono 4 melanzane, ovviamente ragazzi dipende dalla quantità che volete farne, io ne userò 4, le ho sciacquate molto bene sotto l'acqua, dopodiché ci servono 4 uova. Olio extravergine di oliva, pan grattato quanto basta, sale, formaggio grattugiato, un cipollotto, della provola o formaggio a pasta filata, poi del basilico freschissimo e naturalmente una passata di pomodoro. Ingredienti davvero molto molto semplici per creare però un piatto veramente delizioso e invitante. Siete pronti? Cominciamo subito! Ho messo a bollire l'acqua, così adesso prepariamo le uova sode in modo che poi saranno belle fredde quando le andremo a lavorare. Tritiamo adesso la cipolla. Ne voilà. Bene. Ho messo sul gas un po' di olio extravergine di oliva. Quando l'olio è caldo, versiamo la nostra cipolla e la facciamo rosolare. Bene, a questo punto che la nostra cipolla è bella dorata, ci versiamo dentro la nostra polpa di pomodoro. Aggiungo anche un bicchiere d'acqua, in modo così da ripulire la bottiglia. Non so se è una cosa che fate anche voi, noi la facciamo spesso. Aggiusto di sale. Do una bella mescolata. E aggiungo anche il basilico che ho lavato. Lasciamo cuocere. Bene, io adesso sbuccio le melanzane perché preferiamo mangiarle così senza la buccia. Se voi invece amate mangiarle con la buccia, saltate questo passaggio. Quindi sbuccio con un pelapatate in modo da avere uno spessore più sottile possibile di scarto. E poi taglio le melanzane con una mandolina in modo molto molto sottile, perché io non amo molto le melanzane, quindi fatte in modo sottilissimo riesco a mangiarle e mi piacciono molto di più. Tra uno strato e l'altro di melanzane che sto adagiando in questa ciotola ho messo un goccino di sale, poco sale è sufficiente, in modo da fare la cosiddetta spurgatura. Questo serve per far drenare i liquidi in eccesso alle melanzane. In questo modo otterremo delle melanzane che durante la cottura non assorbiranno molto olio, anzi ne assorbiranno veramente pochissimo. Quindi, se volete fare questo passaggio, è un passaggio veramente molto semplice, dobbiamo soltanto pazientare un quarto d'ora e farle stare appunto con un pesetto al di sopra, come adesso vi faccio vedere. Allora, sono passati 20 minuti e guardate qui che cosa abbiamo, tutto questo succo di vegetazione, avete visto? Avere tutta l'acqua dentro le melanzane fa sì che quando poi si vanno a soffriggere si riempiono di olio, quindi le scoliamo senza farle strapazzare troppo.
in questa maniera. Guardate, praticamente è uscito fuori un bel bicchierone d'acqua tutta nera, che è molto meglio buttare. Quindi adesso mettiamo sul fuoco l'olio e le friggiamo. Bene, adesso friggiamo in olio ben caldo. Eccole qui, le nostre uova a questo punto sono fredde, possiamo procedere a sbucciarle. Bene, a questo punto io le sciacquo sotto l'acqua perché magari qualche pezzettino piccolino di guscio può essere rimasto attaccato. Quindi adesso le sciacquo e dopodiché le tagliamo a pezzetti. Tagliamo il nostro uovo. Tagliamolo così. Vedete, la cottura è perfetta. Diamo una bella mescolata in modo che tuorlo e albume siano amalgamati. Vedete? In questa maniera. Quindi il nostro uovo tritato è pronto. Ed eccoli qui gli ingredienti che ci occorrono per preparare la nostra parmigiana. Allora abbiamo l'uovo, le nostre melanzane tagliate sottilissime come piace a me. Poi abbiamo la provola tagliata a filetti, poi del pan grattato, del formaggio grattugiato tipo grana padano e naturalmente il nostro pomodoro che ha cotto per mezz'ora. Qui mi sono già preparata una teglia, adesso la imburro, metto un goccino di pan grattato e cominciamo la stratificazione. Allora prendiamo un pezzo di burro e semplicemente lo passiamo in maniera molto leggera. Chi è intollerante al burro, non piace usare il burro, ovviamente passerà un goccino di olio in modo da far attaccare il nostro pan grattato. Come vedete il burro è intatto, ce n'è andato veramente forse nemmeno 3 grammi all'interno. È giusto per fare attaccare il pan grattato, vedete? Il panetto è intatto. A questo punto metto un goccino di pan grattato così e semplicemente facendolo roteare lo facciamo attaccare a tutta la nostra teglia in questa maniera. Mettiamo quindi un po' di pomodoro in questo modo. E adesso iniziamo la nostra stratificazione. Possiamo usare le mani perché tanto comunque andrà in cottura in forno, quindi non è un problema. Mettiamo un goccino di sugo, in questo modo. Poi ci metto l'uovo
questa maniera, ci metto un pochino di provola e ci metto anche il formaggio. Il pan grattato. Il parmigiano. L'uovo. Un pochino di provola. Pan grattato. Il formaggio. La provola. L'uovo. Eccolo qui. Diamo una schiacciatina in questa maniera. Adesso mettiamo il pomodoro abbondantemente. Adesso mettiamo il parmigiano. Di pan grattato. Inforniamo a 200 gradi per 30 minuti fino a che farà una bellissima crosticina dorata. Ed eccola qui la nostra parmigiana di melanzane è pronta per essere gustata. Io adesso per voi la taglierò adesso che ho appena sfornata. Quindi non sarà molto compatta perché questa dovrebbe riposare. Per voi la taglio e faccio anche la prova assaggio. Guardate quanto è bella, quanto è succosa e quanto è profumata. Io adoro la parmigiana di melanzane fatta così, con le melanzane sottilissime, ma proprio sottili sottili che sembrano quasi delle chips di melanzana. Bene ragazzi e ragazze, allora come al solito commentate perché io voglio sapere il vostro parere, le vostre opinioni per me sono così importanti. Ricordate di lasciare un bel like, condividere, se non siete iscritti iscrivetevi, mi farebbe davvero piacere tantissimo. Vi mando un bacione e vi auguro buon appetito. Ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao! Se ti va ti aspetto anche nel mio secondo canale che si chiama Dreamy Makeup e ti lascio il link qua giù nell'info box.